Ciao, sono Veronica Savaglio, la tua consulente d'omoria per la città di Torino. Oggi ci troviamo in Corso Trapani, quasi all'angolo con via Monginevro. Siamo in una zona estremamente fornita di tutti i servizi. Tu considera che sulla mia sinistra, a meno di 100 metri, c'è un supermercato. A 4 minuti a piedi puoi raggiungere il Parco Ruffini e via Monginevro, soprattutto in questo tratto, è fornitissima dei negozi più disparati, dalla farmacia a tutto quello che puoi pensare che ti possa servire a portata di mano. Quello che ti sto per mostrare è un appartamento di dimensioni esagerate, nel senso che sicuramente è una casa che può andare bene per una famiglia composta da almeno 4 persone, perché gli spazi ci sono e le camere anche. Dovrai utilizzare un pochettino di fantasia nel guardare quello che andremo a visitare, perché è un appartamento che necessita di essere ristrutturato. Ok, direi che possiamo prendere l'ascensore e salire al quinto piano. Eccoci arrivati al quinto piano, pronti per entrare in questo appartamento con il doppio ingresso che ti colpirà per le dimensioni interne. Allora, questa volta il nostro appuntamento sarà improntato certamente nel vedere tutti gli ambienti della casa, ma nel raccontare anche un pochettino la storia di questo alloggio. Tendenzialmente di solito facciamo vedere la casa dando dei suggerimenti su come possono essere utilizzati i vari ambienti, ma non parliamo mai della provenienza dell'abitazione. In questo caso ci teniamo a farlo perché ha una storia un po' particolare ed è giusto raccontartela. Allora, questo appartamento era di proprietà di un collezionista di antiquariato. Ti starai chiedendo perché ti voglio dare queste informazioni. In realtà è la motivazione sostanziale del perché tu vedi l'alloggio in queste condizioni, nel senso che oggettivamente è un appartamento completamente da ristrutturare, ma a differenza di altre situazioni in cui magari gli alloggi sono stati un po' dimenticati ed è per quello che sono da ristrutturare, qui c'è proprio una consapevolezza di aver voluto tenere così l'alloggio, perché il proprietario, ti ribadisco, era un collezionista di antiquariato e ha voluto lasciare tutto come era in origine. Siamo entrati nella prima stanza, decisamente ampia. Proseguiamo in questo grandissimo ingresso, perché al tempo della costruzione di questo condominio il concetto era quello di fare questi ingressi molto ampi, per arrivare nel salone. Salone, lascio a te vedere quali sono le dimensioni di questo ambiente e ti faccio notare la carta da parati presente sui muri, sempre risalente all'epoca della costruzione di questa casa. Proseguendo ancora nel corridoio, abbiamo le ultime due stanze in fondo. Una sulla mia destra e una sulla mia sinistra sono speculari ed estremamente luminose. Non c'è una luce accesa in questo momento, quindi la luce che tu vedi è la luce che entra naturalmente dalle finestre. Alle mie spalle intravisto sicuramente, entrando nell'ingresso, un ripostiglio molto grande. Ti faccio intravedere il bagno, non perché non voglia mostrartelo, ma perché ovviamente la casa necessita di essere rivista in tutte le sue parti, quindi mi rendo conto che da un punto di vista estetico non è un bel vedere. Ma ricorda sempre il motivo per cui questa casa è stata lasciata nelle condizioni originali.
Ora, quando siamo entrati in questo appartamento, ti ho detto che avevamo due ingressi. L'ingresso principale è quello che ci porta nel corridoio che abbiamo appena percorso, l'ingresso secondario è quello che invece ci fa andare nella zona cucina. Che, devo dire, comunque ha uno spazio vivibile. Ha l'affaccio sull'interno corte e il suo balcone dedicato. Proseguendo ancora, abbiamo un bagno di servizio, anche in questo caso ovviamente da rivedere, e un'ultima stanza, che potrebbe essere la sala da pranzo. Essendo attinente alla cucina, questa potresti trasformarla nella sala da pranzo. Allora, sono entrata in tutte le stanze, ti riporto in quella che per me è la più suggestiva per dimensioni, perché è veramente esagerato. Se entrando in questa casa ti sei un po' spaventato o preoccupato del fatto che ci siano tantissimi lavori da fare all'interno perché è completamente da ristrutturare, ti posso dire che Domoria ha pensato anche a questo per te, e quindi nel caso in cui non sapessi dove sbattere la testa per chiedere un suggerimento su come ristrutturare e rivedere questa casa, Domoria ha stretto un accordo con una squadra di professionisti, di architetti interior design, che potranno essere a tua completa disposizione per studiare insieme a te la rivoluzione di questo appartamento. Detto questo, non mi resta che rimandarti al nostro solito appuntamento, che è quello di chiamare lo 011 79 10 969 per prenotare la tua consulenza personalizzata gratuita e per scoprire se sarai tu il prossimo proprietario di quella che una volta era la casa del collezionista di antiquariato. Al prossimo video. Ciao ciao!